Ciao ragazzi, sono il signor Arcadine e sono qua per la recensione di Spiral, l'ultimo film, l'eredità di Saw, che è arrivata al cinema da un paio di giorni, l'ho visto solo stasera, sono qua in Piazza Duomo, guardate che bello, e speriamo di poter registrare a mezzanotte e mezza di notte. Ci sarà ancora qualcuno che scassa i maroni? Prima sono passati due con la musica hip hop, yeah, sì, cazzo. Spiral, cosa ne penso? È un grosso nì, nel senso che non è un brutto film, non è un bel film. È stitico, inutile, insulso, perché innanzitutto vuole essere un Saw, sì, perché ci sono le trappole di Jigsaw, però no, è più thriller mezzo horror, infatti le trappole sono poche, sì, e non si percepisce quell'area lì, poi non è tutto in un edificio, ma è molto più di action, perché parla di questo poliziotto che deve indagare esattamente su questo nuovo assassino che è un imitatore di Jigsaw e quindi perde dalla parte del horror puro che era il punto di forza della saga. E quindi uno dice: acquista a livello di action, di mystery, di thriller? Assolutamente no, perché il mystery non c'è, il caso non viene risolto, semplicemente Jigsaw, il nuovo Jigsaw ti dà degli indizi da seguire e buonasera, quindi non si sono impegnati neanche su quello. Action, sì, volendo, sì, ma neanche troppo. Il film, secondo me, perde soprattutto nel. È incredibile, oh. Il film, secondo me, perde moltissimo nella costruzione della sceneggiatura per favorire questi presunti colpi di scena, sia nel tratteggiare i personaggi che sono assolutamente di superficie e poco approfonditi. C'è Samuel L. Jackson che dice Madafaka, e quindi questo è un gran colpo, però per il resto compare poco Samuel L. Jackson, ve lo dico, è una comparsa quasi, una guest star. Per il resto il film vuole essere un po' Seven, cita un po' diversi elementi, ma secondo me fallisce nell'intento. E la cosa peggiore, se anche le location sono carine, gli interni sono gradevoli, c'è da dire che l'atmosfera è poca roba. Sì, non è che basta il buio, 18 jumpscare non sono sicuramente accettabili, considero che 5-6 sono semplicemente sonori, perché sono questi flashback di momenti del film anticipati dal zoom, da questi rumori qua. Ecco, no, non ci siamo, ma soprattutto la regia è pessima. Pessima, ma non perché sia completamente errata, ma semplicemente perché vuole essere d'autore, vuole essere alla Fincher, ma non ci riesce mai e diventa derivativa in ogni scena e spesso si contraddice da un momento all'altro, da un'inquadratura all'altra, cambia genere o comunque non riesce a rendere quel senso e il montaggio che è troppo frazionato fa perdere completamente il mystery. La parte migliore è quella dove è continuata la scena, cioè il finale, perché finalmente non abbiamo bisogno di lanciare fumo negli occhi dello spettatore e possiamo finalmente godere il mistero svelato, l'identità dell'assassino. Il finale è aperto, questo ve lo posso dire. Neanche le morti violente alla Saw mi sono piaciute, perché comunque non ti danno soddisfazione. Il film non sta tanto su quelle scene, sono sprazzi, spesso in flashback legati poi al tale che va sulla scena del delitto e vede quello che succede. E soprattutto il problema è che ho sentito poche, poche emozioni. Benché ci sia una critica di fondo che si fa nel film, forse un po' banale, che banalizza la filosofia di Jigsaw, che non ricordo il nome, quello nella serie originale, e banalizza la vendetta, fra virgolette, di questo assassino misterioso e lo rende proprio distante da Saw. Quindi è un gioco di marketing. In realtà c'è poca coerenza. Questo film è il nulla, è innocuo, non spaventa troppo, non emoziona troppo, non drammatizza troppo. Poi c'è il solito background del poliziotto forte, nero, che qui è, diciamo, la vittima di un sistema. Sì, va bene, volendo, ci sono. Qua non è. L'accusa non è di essere troppo inclusivo in quel senso lì, no, magari no, perché c'è molto di peggio, però il film è drammaticamente derivativo e questo mi dispiace moltissimo. Non sono 2 ore buttate, però boh, si poteva fare molto molto meglio, non è pessimo, non è brutto,
È insulso, inutile, davvero. Cioè non lo so, eh. Sì, ci sono i prossimi capitoli, come hai detto, però li vedrò giusto per completezza, ma non mi aspetto niente. La regia era davvero, davvero brutta. Ciao, ragazzi. Ciao!